Questo è un paese che ha perso 457 miliardi di euro sottratti dalla Banca d'Italia, sottratti dalla crisi finanziaria. Questo è un paese che è travolto da una crisi che sarà lacrime e sangue. Ora, cosa ha scritto Paul Krugman di quello che sta succedendo in Italia sul New York Times di 2 giorni fa? Quello che è successo è che adottando l'euro l'Italia si è ridotta allo stato di una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò implica. Allora c'è stato in questo paese un colpo di stato che non può essere ridotto alle buffonate che avete trasmesso con i vostri filmati. Perché lo sapete che l'Italia non ha più una sovranità di bilancio? Perché deve trasferire i propri bilanci prima che siano decisi e visionati dal Parlamento italiano alla Commissione europea. Giulio Tremonti ha dichiarato nel 2010 a Reuters News che il Parlamento italiano è stato completamente esautorato. Voi lo sapete che il pacchetto austerità che il governo ha passato in questi giorni è stato scritto nel 2010 da Business Europe? Consegnato alla Commissione europea, sbattuto sul tavolo di Silvio Berlusconi, voi sapete che la European Round Table of Industrialists è una di queste lobby finanziarie misteriose di cui parliamo perché sembra che ci siano i complotti dei Templari, si chiama European Round Table of Industrialists. Questi nel 2000 alla Commissione trilaterale scrivevano: stiamo trasferendo molti dei poteri nazionali dagli stati a una struttura più moderna a livello europeo, che serve i business internazionali come il nostro. Questa è la gente che ha scritto, letteralmente, punto su punto, lo ripeto, tutto il pacchetto austerità che il Parlamento Scusi, italiano ha dovuto Barnard. adottare. Questo è un Parlamento che è stato esautorato. È un Parlamento che è esautorato dalle leggi sovranazionali del Trattato di Lisbona, la Costituzione italiana è stata esautorata dal Trattato di Lisbona, l'articolo 1/91, Ma è sentenza un della Corte trattato che il Europea nostro di Giustizia, Parlamento ha sospende la votato però, Costituzione scusi, italiana. scusi Allora tu Barnard. hai un governo che è stato cacciato dai mercati, non eletto dagli italiani, hai un Parlamento completamente esautorato che non ha più neanche l'autonomia di decidere sul bilancio dello Stato, hai una Costituzione che è stata esautorata dai trattati europei e questo non è un colpo di Stato? Verso quel sole, narrando al vento le mie parole. E allora ecco che questi strumenti economici ci riportano il potere lì, uno Stato legittimato dai cittadini con una propria moneta sovrana che la spende nell'interesse primario dei cittadini per creare piena occupazione, pieno Stato sociale, piena sanità, pieni alloggi, piene infrastrutture e aiuti alle aziende. E tutto questo è vero. E sono scuole di economia che non nascono su internet, nascono da un secolo di lavoro, a partire da Knapp, Lerner, Keynes, Minsky, John Robinson, Godley e tanti altri, e questi ultimi persone che poi, questi ultimi economisti che poi vi presento fra poco. Questa è una parte di quello che ho da dirvi. Rapidamente vi dico un'altra che è molto più. Io la sento molto più nella pancia, il motivo per cui ho voluto avere Mariacca Terracciano come inaugurazione di questo incontro e a cui è dedicato. Stavo in Inghilterra negli anni della Thatcher, ho vissuto il neoliberismo che sta devastando l'economia italiana, l'economia del Sud Europa e devasterà anche quella del Nord Europa e ha già devastato l'America dove 44 milioni di persone mangiano una sola volta al giorno, dati dal Dipartimento dell'Agricoltura. Io stavo in Inghilterra negli anni della Thatcher e un giorno camminando per la strada incontro questa donna che piangeva e aveva una faccia gonfia così, un livido enorme in faccia. Chiaramente uno dei classici casi, io vivevo in periferia, non stavo nella Londra dei turisti, uno dei classici casi di una famiglia di disoccupati dove il marito beve e picchia la moglie e ci sono drammi umani che non sono neppure spiegabili a parole. E la scena più straziante che io ho vissuto di tutta la mia vita, di
giornalista, di persona attenta ai problemi sociali, l'ho vissuta quel giorno lì, nel primo mondo. Perché vidi questa donna, mi chiese di aiutarla, barcollava e voleva andare in banca. Io non capivo cosa voleva fare in banca, e ridotto in quelle condizioni. La accompagnai dentro la banca, andammo allo sportello e lei si mise a piangere, disperata per avere un prestito di 50 sterline per comprare da mangiare. Non avevano il riscaldamento, era febbraio, ma questo era scontato, per comprare da mangiare, e piangeva a dirotto davanti a questo cassiere. E la cosa che fu per me, che mi ha spaccato quel giorno lì, è stato vedere la faccia del cassiere. Non sapeva più dove mettersi. E l'hanno accompagnata fuori. Io l'accompagnai a casa e balbettai delle frasi di senza senso. Dissi: ma i servizi sociali non vi aiutano, ma non possiamo fare qualcosa? La Thatcher. I servizi sociali dove erano stati distrutti. E mi è rimasto questo quadro davanti, perché questo è quello che ci aspetta. Voi non ci credete oggi. A Rimini tra un po' arriva l'estate, abbiamo tutti i telefonini in tasca, siamo venuti qua in macchina, ci copriamo. E questo sta arrivando. Sta arrivando qui. È per forza che arriva. Guardate gli Stati Uniti, ve l'ho detto. Nel 2002 io ero a Pittsburgh e vedevo i pensionati attaccati alle flebo che camminavano, marciavano per le strade con un cartello: o le medicine o la mia cena. Dovevano scegliere, o curarsi o cenare. Sta arrivando. Non sto parlando dello Zimbabwe, non sto parlando della Mongolia, sto parlando degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Arriva qui. E in Inghilterra è ancora così. Peggio, forse, di allora. Maria Terracciano ha fatto una cosa che io ho scritto in quello che avete appena letto, quindi sono sangue, occorre il coraggio di gente come Martin Luther King, come Steve Biko, eroi dimenticati. Ha fatto una cosa incredibile. Ha svergognato in un solo gesto 50 anni di vergogna sindacale in Italia. Ha compiuto un gesto di una radicalità emozionante, perché una donna così semplice, senza istruzione, che capisce che tutto quello che il mostro neoliberista, neoclassico e neomercantile vuole fare è distruggere l'idea della radicalità, perché sanno che se i cittadini abbracciano la radicalità dei diritti, noi li distruggiamo. E lei lo ha capito senza studiare una riga, e ha fatto una cosa immensa, dimenticata dall'Italia, ed è morta dopo, per una tragica coincidenza. E quella donna in Inghilterra, dov'è finita? Dov'è suo figlio? Perché dobbiamo stare qua seduti e non far niente e aspettare che succeda a noi? E allora, perché affinché non succeda a noi, noi siamo qua. Io vi ringrazio con tutto il cuore, avete fatto una cosa incredibile. E perché questo non succede, ci sono solo due strumenti: la Modern Money Theory e la teoria del circuito monetario. Allora qui abbiamo dall'America Stephanie Kelton. Michael Hudson, da qualche parte c'è, arriva. Marshall Auerbach. William. Wall Street Killer Cop. Black. E dalla Francia, Monsieur le Professeur, il circuitista, Alain Parguet. Do take a seat. Michael Hudson. I had introduced you before, but you left. E adesso vi salutano. Io vi posso anticipare che le cose che diranno in questi giorni sono veramente al limite dell'incredibile. Ma per fortuna voi conoscete il curriculum di queste persone, ok? Quindi sapete che non stiamo parlando di complottismi, ma stiamo parlando di studi approfonditi come pochi ce ne sono veramente oggi nel mondo economico. Ma quello che vi diranno è da raggelare il sangue. Allora, la puntualità è importantissima, per favore, perché voi immaginate che nel momento in cui si comincia a raccontare qualcosa che ha una sua conseguenzialità e deve essere capito punto per punto, abbiamo una traduzione che già complica un po' le cose, ok? Se dopo un quarto d'ora si vedono 20 persone che entrano e tutti si
girano, questo interrompe il flusso e non si deve fare. Quindi la puntualità è assoluta, le porte si chiuderanno, non potrà più entrare nessuno dopo. Chi arriva in ritardo entra la sessione dopo, che è quella del pomeriggio. Allora, io direi che non ho altro da dire. Io... Stephanie, go ahead.